chiesto di intervenire a nome del gruppo della Lega la senatrice Faggi, e ne ha facoltà. Prego, senatrice. Che quella del 78 sono scaduti i termini. Sì, sì, sì. Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno colleghi. Ringrazio per questa opportunità che mi viene data, perché vorrei sinceramente porre l'attenzione su un fatto estremamente grave e che è passato un po' sotto silenzio in quest'Aula. Io leggo i giornali, li leggono tutti, per cui il fatto che sia stato riportato sui quotidiani non mi è sufficiente. Io volevo che fosse qui portato all'attenzione di questa istituzione, il Senato, che forse è una delle più alte istituzioni della Repubblica Italiana. E mi riferisco all'arresto di Antonio Nicosia, arresto che è avvenuto l'altro giorno. Antonio Nicosia è il collaboratore di una deputata eletta nelle file di LeU e passata pochi giorni fa, poche settimane fa, alla neoformazione di Renzi. Se stiamo a guardare i giornali, se stiamo a guardare quello che dicono, a secondo degli orientamenti di sinistra o destra, troviamo più o meno un garantismo. C'è chi preferisce aspettare, ovviamente, giustamente, l'andamento di quelle che sono le conclusioni del procedimento, del processo, delle indagini, di quant'altro, e chi invece punta il dito ed è più duro. Quello che mi ha lasciato senza parole è l'assordante silenzio del Presidente della Commissione Antimafia, di cui io sono componente, il Presidente Morra. In questi mesi noi abbiamo fatto audizioni su tutto di più, poi io mi sono stancata, non sono più andata, perché con tutto rispetto mi interessa la storia, mi piace sapere la storia, ma io arrivo da Lecco, io arrivo dalla provincia di Lecco, dalla Lecco manzoniana, ma anche dalla Lecco mafiosa. Io so cos'è la mafia. Io ci ho vissuto come amministratrice, prima come assessore, poi come sindaco, con il clan Metastasi, noto in tutta Italia. Per cui so cosa significa e mi aspettavo una presa di posizione forte, subito una riunione congiunta con tutti i componenti. Parliamo, perché la mafia ce l'abbiamo qua dentro, nella più alta istituzione, e non si può far finta di niente, perché quando poi governi anche in una città piccola come la mia, ma ti guardi dietro perché hai famiglia, te lo ricordi. Allora, quando ti senatrice, scusi un attimo, non la voglio interrompere. Allora, come da prassi, da regolamento, quando un presidente di gruppo chiede di intervenire a inizio aula, ovviamente si fa e viene una non sto instaurando un dialogo con i singoli componenti dell'assemblea del Senato. Senatrice, naturalmente nell'ambito, cioè se lei, come dire, chiama in causa singole persone, esorbitiamo un momento. Ho chiamato in causa. Aspetti, lasci finire a me. Ovviamente nell'ambito, come dire, della ovvia libertà di espressione dentro l'aula, se ci sono delle istanze da presentare nelle apposite commissioni, quello sarà il luogo per farlo. Se le vuole denunciare un fenomeno lo può fare, ma si mantenga nell'ambito, diciamo, della denuncia, diciamo, politica. Poi su singole questioni ci sono commissioni o addirittura ci sono organi preposti fuori dal Parlamento. Presidente, quindi la invito a, diciamo, questo tipo di continenza, e i colleghi invece a dare modo di finire. Va bene? Va bene, Presidente, accolgo la sua di richiesta, la colgo favorevolmente. Ciò non toglie che come componente giustamente si faranno le debite
osservazioni, commissioni e quant'altro, ma dato che si chiama in causa spesso situazioni con due pesi e due misure, e io sto parlando di una cosa importante, ma di che parli cosa? Ecco, allora Presidente Faraone, se lei poi intende intervenire, ovviamente interverrà subito dopo e gli ho già preso nota. Adesso lasciamo terminare. No, sta parlando nel tempo che le è consentito e ora ecco, chiedo alla senatrice di concludere l'intervento e noi e i colleghi di lasciarglielo concludere. Prego, senatrice. Io ecco, va bene tutto, però se... Senatrice, la invito. Allora, non dialogate tra di voi, rivolgetevi alla Presidenta. Senatrice, la invito a concludere perché a lei, no, come chiunque altro, il tempo. No, come... no Presidente, finisco perché parlo di mafia. Sì, ma non è questo il punto, lei. Senatrice. Metà me l'ha portato via lei e metà loro. Allora, io la invito a concludere perché ecco, il allora tempo vale per lei come per tutti. Prego. Se continuo a parlarmi addosso, non posso concludere. Lasci concludere. Parliamo di mafia. Non mi fa paura la mafia. Visto che si parlano dei barili che può essersi comprato Savoini o delle chat di Siri, si parla anche di mafia. E io vorrei che venisse qua il ministro Bonafede a dirmi che non siamo infiltrati. Venga qui a parlare. E adesso posso concludere, visto che abbiamo... la richiesta di tutti i ministri che parlano, io chiedo che venga qui il ministro di Grazia e Giustizia a dirci che non dobbiamo avere timore, che non siamo infiltrati. Ho finito.